La formazione. Loro trasformano a diamante o il rombo delle frecce tricolori, loro puntano diritti verso il centro della display line, oltre 3 chilometri su questo azzurro mare. Il vertice di questo rombo è il capo formazione, il capitano Mirko Caffelli, incastrato al centro. Pony numero 6, il capitano Marco Zopitelli chiude la coda ancora una volta col fumo bianco. Pony 10. Allora, macchine fotografiche pronte, signore e signori, la prima grande apertura delle frecce tricolori. Seconda, la vedete disegnata tra qualche istante, sarà il primo grande incrocio. Allora, macchine fotografiche pronte, 3, 2, 1, foto. Potenza per raggiungere e ricongiungere nel più breve tempo possibile. Loro vanno fuori tutti e CLD339, addestratore tutto italiano, pronto a disegnare la prima manovra acrobatica. Allora contiamo insieme, pronti? 1, 2, volo rovescio, 3, 4, 150 metri. Rilascio e riduco, era la voce del capo formazione, rilascio la pressione sui comandi e riduco la potenza del motore. 750 metri di quota testa in giù, lascia lo spazio tutto a destra, ancora una volta punta il solista dritto verso il centro della bianco. Ricordatelo, il numero ufficiale delle frecce tricolori, 313° gruppo addestramento acrobatico. Due sezioni in ricongiungimento, voi puntate invece gli occhi tutto a sinistra. Arrivo ancora una volta a 650 km orari, questa volta nascosto dal fumo, a disegnare a modo suo 3 km di pista. Contiamo insieme. 1, 2, sul centro della display line,
bianco per voi, meraviglioso pubblico di Jesolo, oggi giornata di prove per il Jesolo International Air Show, signore e signori, il grande cuore delle frecce tricolori. Cuore, simbolo di passione, da destra a sinistra arriva il solista, per lui col volo rovescio a evidenziare la grande professionalità, la grande inventiva, grandissima bandiera. E allora tutti pronti? 3, 2, 1, foto. Ed è proprio l'incrocio, la terza parola magica del volo, lo fece. Voi invece puntate gli occhi a sinistra, tra qualche istante vedrete spuntare ancora una volta il sorriso verso il centro della display line, e ancora una volta lui, fumo bianco, fumo bianco, tutto a sinistra per questa mega slogan 7,5 G, la generazione. In questo momento lui disegna una gigantesca O in orizzontale, pensate, tutto pesa oltre 7 volte il peso che avrebbe sulla terra. Lui disegna, chiude questa O, non si ferma qui, dai, è vero, adesso italiano, l'Italia, terra dei grandi, grandissimi vini. E allora, signore e signori, questo è il calice delle frecce tricolori. E mentre il calice di un ottimo vino veneto, acrobatico, un tonno lento, lui quasi accarezza i comandi del suo cavallo d'acciaio a dimostrarci ancora una volta del brevetto di pilota militare dei giovani piloti al termine dell'Accademia. Allora, dopo un tonno del solista, da sinistra a destra, ancora una volta puntando diritti verso i 750 metri di quota, signore e signori, il cigno delle frecce tricolori. Del nostro capo formazione, 2 e 9, dura una volta il solista, inconfondibile col fumo bianco, per lui virata Snyder negativa, spinto fuori dal suo aeroplano ancora una volta oltre 3,5 G negativi. Immaginate la sensazione fastidiosa dello stomaco che vuole salire oltre il cuore. Ecco, moltiplicatela per tante, tante volte. E signori, la rizzona delle frecce tricolori. E nel centro dei fumi bianchi, guardate, arriva il solista. Dite ancora una volta sì, è il momento di un'altra grande apertura per le frecce tricolori. Questa è l'apertura dell'Arizona. L'Arizona era l'Arizona degli aviatori, luogo di ritrovo dei piloti e degli specialisti proprio negli anni 30. Campo fuori, difficile incontrare tutti i nostri appassionati. Allora qui oggi, grandissimo abbraccio delle frecce tricolori. Allora preparate le macchine fotografiche, ancora una volta, 3, 2, 1, foto.